evento importante per l'Abruzzo, credo che ci siano tante cose da dire, sicuramente ci sono anche delle difficoltà, delle problematiche, ma credo che questo sia il modo migliore per affrontarle, cioè riflettere insieme al mondo delle associazioni del terzo settore sui diversi temi che accompagnano le persone con disabilità in quello che deve essere un percorso nella vita adulta e in una dimensione di vita che sia il più possibile dignitosa. Quindi sicuramente ci saranno tante cose da dire e non vedo l'ora di ascoltarle. Quali sono le priorità, Ministro? Ma sicuramente adesso, come avete sentito, parte a brevissimo. Ieri abbiamo istituito il tavolo per la riforma del dopo di noi e mi sembra una cosa importante. Poi il lavoro, la parte di formazione e inserimento lavorativo che deve essere garantito a tutti in un'ottica diversa, cioè nello sguardo diverso che dobbiamo avere verso gli altri, cioè nel vedere in ognuno una risorsa da poter valorizzare per le nostre comunità e per il nostro paese. Ieri ha fatto un tour per, possiamo dire, per l'Abruzzo, per la provincia di Teramo. Sì. Che situazione ha trovato? Beh, insomma, ho trovato tante realtà veramente preziose per il territorio che hanno bisogno di essere sempre di più sostenute. Io credo che qui ci siano delle amministrazioni, dei sindaci e un'amministrazione regionale che è in grado di fare rete col terzo settore, sicuramente una rete che si può ingrandire, si può potenziare e da oggi usciranno sicuramente degli spunti di lavoro per il futuro.